www.walker.net, siete nella sede atelier di un famoso stilista romano, unico stilista di alta moda per ora, fino al primo che incontriamo, per una conferenza stampa, sempre della settimana dell'Alta Roma. Settimana però la troppo grande, perché parte da oggi, venerdì, fino a lunedì. Però lunedì sono solo le scuole, l'accademia, quello che è, e non è proprio, diciamo, stilisti, futuri stilisti. Ma adesso siamo nell'androne, l'anticipo di anno dell'atelier di Renato Palestra. Questa è la cartella stampa, vedete, su bianco naturalmente, ci ha dato naturalmente uno schizzo di uno degli abiti che stilerà stasera alle 8.30 e naturalmente l'anteprima per noi della conferenza stampa. E saranno con lo stile sinuoso, naturalmente femminile, solventi plissé, crea un effetto madre bella di grande impatto visivo. Ci saranno gli atleti combinando un profondo naturalmente blu palestra. Patrizio Prebattista, il nostro sito www.studiobr.segratesi.net e tuoblog.net vi danno appuntamento alla conferenza stampa. Essere il condottiero, essere il comandante in capo, cioè perché lei è l'unico che ancora rimane ed è ancora quello che... Un amore italiano, che non siano... Noi abbiamo incontrato una giovane ragazza. Abbiamo trovato una giovane ragazza che le abbiamo regalato in uno dei suoi disegni della cartella stampa e lei è rimasta così contenta che se ne è messa nella sua cameretta, cioè una ventenne. Se l'è messa nella sua camera, ha fatto la cornice, cioè, nei giovani. Io ti sono nel continuo e non so, per esempio, anche vi posso dire, la giornalista ieri mi ha fatto l'intervista, ne sa che una volta pensate dei suoi presagisti, dei film libro, tutte al muro perché sono così belle. Adesso da Miami mi hanno offerto una bellissima cosa e voglio fare un progetto, l'ho scritto. Lo sviluppo di un genio,
per vedere anche come si sente, non di riconoscere quegli altri, ho mandato i disegni per una nuova cosa che dovrei fare invece in Oriente, e già non ho mai visto dei disegni così bene. Le testimonianze di apprezzamento ce ne sono tante, ma come dicevo prima. Nell'estero, sì, poi perlomeno il capitano di una nave che porta il porto, la nave tenta di portare, riceve una medaglia. Dovrebbe. Invece è il contrario. Non la danno. Le medaglie ci sono forse le offre, così, ma. Beh, sono importanti. Non c'è nessuno, cioè, proprio quello che io sono combattivo, no? Amo sfidarmi continuamente. Se non c'è una tensione, se non c'è l'altra parte da sfidare, mi sento un po' perso, mi sento un po' rilassato. Io vorrei entrare nella tua metafora, e ti chiedo io a mia volta, tu decisi una nave per fare il centro che portava in porto, fai il tutto per portare in porto. Sei sicuro che non sia il porto che hai decisato? Che non è tu. Voglio dirti, al posto di un giornalista, tu che vedi questo calendario, che titolo daresti a questa rassegna romana? È una domanda. Che titolo daresti a questa manifestazione di Roma, guardando il calendario che abbiamo ricevuto? Che cosa vuol dire questa rassegna? Che cosa è? Domanda, mi interessa sapere se lo pensi. Un commento. Come ho detto prima, aspettiamo un momento, vediamo cosa succede. Io so di come ho cominciato a tornare a Roma, non è abbastanza buono, sono tornato a Roma, so che da vedere come si fa per entrare nella camera. Le navi ci sono, lo sappiamo, no? Le navi ci sono, è il porto che non vengono sopra. Un porto ce lo costruiremo, un altro porto. Così come un porto che deve avere la possibilità di arrivare in un certo modo. Sai, l'ingegno, se ci sono, c'è cioè, la volontà, sostituisce un'altra cosa. Possiamo un nuovo porto. Sempre sulle vecchie fondamenta, con le nuove fondamenta. Con le vecchie fondamenta o con le nuove fondamenta? Ma poi buttiamo proprio. Sia con le vecchie e nuove. Cioè, io non ho questo, questa cosa dei giovani che a me non puoi sapere quante cose vanno dei giovani. Posso parlare io che proprio mi butto sui giovani. Però è diventata una fucina del pret-à-porter. Sì. Perché non possiamo immaginarci che nasca un Balenciaga ogni stagione, ne nasce ogni 10 anni, però magari, ma le forze perlomeno dovrebbero essere indirizzate, si chiama settimana dell'alta moda, perché bisognerebbe che anche i giovani avessero l'ambizione di poter andare nella moda, o chi per loro che dice con forze e cose, indirizzi all'alta moda, se no fanno una giorno solo su fuori e vanno dove c'è il pret-à-porter e si indirizzano tutti nel pret-à-porter, mentre bisognerebbe tentare di portare invece nella scuola, ma mi pare che tutti quelli che sono usciti finora sono andati in una fabbrica di qua e di là, ma dell'altra moda non è uscito nessuno. E il pre-couture cosa ne pensa? Se è una pre-couture è per tutto sommato un'invenzione giornalistica, perché uno non può fare il pre-couture, una funzione su misura i nostri vestiti. Aggiusto. Per cui io ho provato per conto mio, anche per i magazzini americani, che la vendiamo ad alta moda, così no, perché sono troppo cari. E quello? Non possono andare prima, perché devono incolosire le persone che possono ancora spendere, il sogno. Considerare dei vecchi vestiti. Se si mettono come nel pret-à-porter ai prezzi di un'alta moda, è un tentativo per me che non ha. Beh, si fanno due tipologie di cose, un'alta moda e un pret-à-porter nella stessa casa sì, di due cose diverse. Beh, faccio una Birkin. Ma sai, la sensazione che io ho per concludere il discorso di prima è che qui ci sono due vie. Mi si dice un cretino che crede ancora e sarà sulla breccia,
oppure c'è un'altra cosa di dire devi avere un Quixote che vede ancora i sogni. Io preferirei la seconda per me stessa, però fate voi senso, ma per questo chiedevo a voi per posto che io la faresti una volta tanto vorrei una risposta da voi, Enzo, con questo clima di globalizzazione, lei come la vede? Nel senso, il futuro è reversibile, nel senso che queste grandi firme, anche la sua, potrà essere domani di proprietà, non so, del cinese di turno, lei come la vede? Rimane qualcosa di italiano, d'Italia? Cioè, con questi arcani della globalizzazione, no? Lei come vede il futuro della moda, nel senso che rimarrà qualcosa di italiana, perché io sono reso. La globalizzazione va bene per il metropolitano, per la moda, qualche volta è il massimo dell'individualismo che c'è, per cui non ci possiamo mettere. Già noi spaziamo nei vari mercati, perché adesso io parlo 17, vado in America, poi ho già appuntamenti a metà settembre per il Medio Oriente. Poi c'ho già appuntamenti di nuovo per l'America per questo progetto che sto facendo, poi devo andare in America, cioè noi spaziamo già, ma molto individualmente, non possiamo globalizzarci come da noi. E come Bulgari si deve globalizzare, non è possibile, dovrei fare invece di fare i rifotti, fare i preventini per globalizzarsi. Come fa un ambiente di una selezione tale, così selezionato, così proprio nel concetto di moda a diventare globale. Non può diventare globale, perché non è cosa globale, secondo me. Poi noi siamo invece internazionali perché andiamo per conto nostro un po' in tutti i mercati che abbiamo. Sono appena tornato da Shanghai, ho fatto il festival di Shanghai. Qua ancora non c'è, per cui queste cose di precouture, oppure queste cose globalizzate, sono tutti discorsi che non sappiamo, è una cosa molto individuale, molto selezionata. Come nasce il tuo amore per il blu? Ma nasce in una maniera un po' strana, io mi ricordo sempre che mia madre quando avevo anche 6 anni mi diceva io ti presento 5 vestitini, uno giallo, uno verde, uno rosso, tu sceglievi sempre il blu. È una cosa di lezione, poi sta anche una cosa di malizia, insomma, so che il blu sta bene, per cui se ho una cravatta la scelgo blu, non la scelgo giallo, ma non è giallo mi sta di peste. Per cui forse anche questo un po' presuntuoso, no? Diciamo così, che è proprio una selezione naturale. Poi col tempo, naturalmente siccome il passaporto è tanto con i colori, mettendo sempre tanti toni in mezzo, perché blu è fatto da un colore, nessun colore, anche il bianco è fatto di diversi colori, anzi di tutti i colori, se ne fa rotare una ruota di tutto il colore, viene fuori bianco, viene fuori nero, sai, fuori un colore solo. Quando ero a 14 anni che ho cominciato a dipingere da Torino, quando ce l'ho ancora dalla messa in stanza di mio cameriere, perché non lo voglio, ma insomma mi ricordo bene, siccome avevo i talenti che sono i pittori, a guardare, c'è molto meglio. Ma tu fai il nero, e il nero è un colore, devi dare conto che una volta imparato basta il grafico, quei colori per diventare un nero cantante. Così mischiando tanti toni di blu, i colori che vanno con blu, anche un viola, un rosso, un vento, così un po' con un'ombra di qua, è venuto fuori quello che poi ho detto come il mio colore. Non io, ma la giornalista avete detto tutta l'estate. Perché tanti mi dicono come mai è nato perché lo scelgo a quei giornalisti di qua, ma questo è quello palese. Anzi, sono molto grato a voi che mi avete dato questo libro. Per cui è stata una cosa di selezione.
domanda, che cosa ne pensi che già la scrittura italiana arriva dalla notizia ufficiale? Non tutto il bene possibile, perché no. Grazie. No. Vediamo cosa sarà capace di fare, spero che come farà del nome del remoto, spero che si vedrà soprattutto nello spirito di Dio. Niente in francese, tutto italiano. Come è rimasto solo Carraia, la Chanel, dopo sì, sì, lo so, ma sai, io trovo, come per esempio, quando io faccio un'opera, questo è per un'opera, io detesto le opere che sono trasportate in un ambiente, in una cosa che non sono in loro. Oh. Non so, la Tosca al tempo dei nazisti, oh. A Traviate, la trafigurazione di era una tale raffinata la Valerie che sì, aveva il suo bel giro, no? La gardenia bianca, la gardenia rossa, seconda se poteva o no, ma vuol dire era andata un po' ribelle. Dove questa trasposizione, io ho tale rispetto per chi ha scritto quell'opera, che non mi sogno di portarla in un'altra epoca. Ha fatto quella epoca e rispettiamo quell'epoca, certamente reinventandola, perché copiare un quadro, prendo un quadro d'800 con la Traviata, bisogna reinventarla, ricrearla, ma rispettando l'epoca. Così, così la moda, c'è un grande rispetto. Sempre case tipo una casa tipo di oro, e bisogna, non so, portare avanti la tradizione. Se c'è un piccolo dettaglio, che tutto io, quello che tu alteri di un'opera, e l'ho saputo tardi questa cosa, fa sì che scatti il diritto d'autore come se tu l'avessi scritta. Se io cambio qualcosa della Traviata, il diritto d'autore per la Traviata quella, aspetta a me come se l'avessi inventata io. Quindi è un discorso di qualcuno. Ah, non lo so. E cosa se non c'è una nuova? Certo. 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 Io quando facevo la design di gioielli, dico però cambiava le pietre. Ah, quello sì, basta cambiare una pietra. Esatto, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Avendo fantasia, prendi la Bohème, cambi le cose e la rifai. Sì, basta è così lo dico, anche una Ciuri o chi vorrebbe, vai in una casa tipo Dior, deve aspettare la tradizione di Dior, reinventarla, farla nuova ma rispettando la tradizione, non si può snaturare una cosa del genere. Valenziaga, che sono già andato che non c'è rispetto per Valenziaga, che non credo che nessuno Zazà da toccare Valenziaga, che è stato l'unico genere della moda secondo me. Da perché Valentino secondo me era stato stravolto, no? Valentina era stato stravolto dai due? Credo proprio di sì. Lì c'è stato forse anche un nome di suggerire, non so. Però vendevano. Vendevano? Finché sono stati due hanno venduto, i fatturati erano altissimi. Erano altissimi, ma bisogna anche, adesso questo magari non si vede, non mi compete. Una cosa è la potenza che conta, sì. La potenza che conta, cioè nessuno andrebbe contro una tale potenza di mezzi e di cosa, si può imporre una cosa quando c'è tanti mezzi, per cui nessuno andrebbe contro a un titano come Qatar, che può disporre, compra tutto il palazzo di cosa. Così bisogna anche considerare questo. Una tale pubblicità attorno al nome che per forza di cose poi incuriosisce. Tu hai mai avuto non voglio discutere la bontà o meno delle collezioni. Tu hai mai avuto offerte di acquisto? Yeah. Hai mai avuto offerte di acquisto? Di altri cinesi, arabi? L'hanno mai chiesto, hai visto la Guriel? Marcella Guriel l'ha venduto ai cinesi. Tu hai mai avuto offerte di acquisto? Ma io ho avuto delle offerte e sono stato così poco intelligente finora di non. Mi offrissero di nuovo a braccia aperte, certamente a certe condizioni naturalmente. Ossia? Non a 2 lire come tanti hanno venduto ultimamente. Ho saputo proprio 2 lire che se le fanno. Ma un'offerta grande,
mi ricordo che quella volta volevano che aprissi a Parigi, che ai Champs-Élysées, dicono non c'è nessuna casa di alta moda ai Champs-Élysées, a Faubourg-Saint-Honoré o qualcosa, lì. E poi volevano che comissi a mio nome e nome Casanova, Balestra Casanova. Ah. E io ho detto no, ma perché devo cambiare completamente? E non l'ho accettata, era un'offerta che adesso metterei due volte. Di quale paese? Cinese, arabo, che era? Ma quando è venuto? Quando? È venuta, non so, 4-5 anni fa, cioè, però a questo punto probabilmente sì, probabilmente lo farei. Questi qui che le ha offerto questa offerta, è stato acquisito qualcun altro? Acquisito? Non lo so. Ah, erano francesi quelli che ti hanno chiesto? No, ma poi sai anche perché? Perché loro volevano che io mettessi poco del mio tempo. Ma erano francesi? No, non erano francesi. Ero orientale. Perché loro dicevano, noi sappiamo cosa vuole il nostro mercato, per cui la sua interferenza sarebbe relativa, però lei invece sua parte. Nome meno naturale. Non disegnava più. Io poi non sono molto ambizioso, io insomma, sono più ambizioso per altre cose. Non so se è giusto o sbagliato questo, ma insomma, come a proposito di opera, non avere un livello, così avevo un livello neanche, sono abbastanza ambizioso. Vi dirò una cosa, che non ci ho dormito 3-4 notti, e dicevo, cosa faccio con tutti questi soldi? Vengo una barca? No, perché soffro mal di mare. Compro una casa, non ce l'ho abbastanza, mi danno tanto pensiero con i 3-4 che ho. Compro un aereo, il solo fatto che l'aereo non stia in pista, io arrivo, mi dà mal di testa, dovrei fare un aspetto a me così, che come io arrivo, poi ci sono tanti ruoli, siamo fatto tanti esami di coscienza su questa cosa. E se ci fossero adesso, cosa chiederebbe? Adesso e a chi? Adesso chiederei immediatamente. No, non è questa, c'è la condizione naturalmente. Vabbè, ci sta qualcuno che potrebbe, la sua idea, c'è qualcuno in giro? Ma ci sono, ma sai che cos'è adesso? Sono un po' anche viziati, ti vogliono comprare per venire no, perché ci sto. Senza nessun... abbastanza bene, soprattutto, senza ce l'ho. Dalla mia ci vivo abbastanza bene. Compra lui. Vacanza quando vuole, per cui o ingrandisco molto. Oppure compra lei. Ingrandisco molto questa ditta, per cui sì, abbiamo gli effetti punti, facciamo sfilare. No, compri qualcuno di giovane così acquisisce, al contrario. Al contrario. Potrebbe essere. No, insomma. Ma tu sei garantista nei confronti dei tuoi figli? Scusa se devo chiedere la domanda. Tu garantisci una continuità alle tue figlie? Ma certo, garantisco la casa. Apre un modo di dice, perché tutto sommato. Però se va avanti sarei contento per andare avanti. Contento per loro, naturalmente. Perché io ce l'ho detto. Sarebbe una cosa molto brutta. Dicono, sono un Beethoven, ma perché non ci deve essere più? Questi geni che sono Michelangelo, ma perché deve sparire? Sì, ho lasciato queste grandi testimonianze, cioè, ma sono persone che dovrebbero essere eterne, capito? Non parlo di me. No, per carità. Per discorso di genere, però anche creare una storia. Ma lo sto già creando, perché già lavorano. We'll be right back.
lo sbaffo. Gli abiti. Ci sarà la tappeta blu. Il blu. Quindi bisogna andare anche in conto alla
presentarlo, dare un riferimento per il futuro, ma sapere come viviamo, per il momento dare il momento per quale viviamo. Ma anche proprio la voglia di raffinare, quel momento in cui c'è tanto poco, io prima, ieri sera, una signora tagliava la cozza col coltello. A parte che hanno un po' di tagli di spaghetti col coltello. E il cappuccino. Mangiate il cappuccino. Cosa fanatico che per, non so, se tanto, tante volte si chiama un po' arbitro del modo di ricevere, comportarsi, eccetera. Non guardo più gli altri tavoli, ma questo è un peccato. Ma io credo che il mondo di questo è stata a causa della sofferenza del web, del così. Tutto io ho ammirato, ecco, questo è uno dei vestiti più leggeri che ho fatto. Questo è uno dei miei favoriti, blu, poi anche uno dei miei favoriti. Tutti questi incastro fantastici. Cos'è la me? È una me, sì, una me conoscita. Ma proprio non pesa niente. Ha visto altre collezioni di altri, tra virgolette, stilisti? Altri stilisti? Tra virgolette, stilisti di alta moda. Sì. L'ha visti? Lei? Ma non ogni tanto, perché adesso... Ma per, scusa, per concludere il discorso. Siamo molto cauti, perché adesso si colloca sempre. Non c'è tempo. Raffinarsi vuol dire cultura, vuol dire viaggiare, vuol dire sapere, vuol dire tante cose. Non c'è più tempo. Albert Einstein un giorno ha detto, io la faccio mia, dice che il lusso è quelli che possono leggere un libro con calma, perché al giorno d'oggi io sto leggendo un libro e salto di parlare perché non c'ho tempo, mentre una volta assaporavo le parole di questo libro, ma abbiamo, non so, correvamo meno. Qualsiasi cosa, all'ingegneria quando faceva il Lego, una macchina infernale, secondo me, questa cosa che scorreva per trovare, ecco, adesso no, ha una qualsiasi emozione che voglio, Google mi dà, per cui questa mancanza, questo è il mio viaggio. Questo è il mio. Sai, Renato, una cosa carina, di Pizzardini diceva, non si è mai visto un mondo a bene che allora volevano studiare. Oggi si può rifare. Questo è un po' derivato, sono totalmente dilinguito che l'ho chiamato ghiaccio perché non è necessario. Lei è esattamente l'ultimo. Sempre il tema della partenza. Maria Grazia. Una duralezza, no? Questi sono
stai lanciando perché tu le scarpe non niente, sempre palestra. Mi chiede qualcosa di stile. Siccome vado ti chiede qualcosa sopra, il mantello della sposa e questa volta per cui un po' è spiegato quello, ma nuovo perché è tutto ricavato. Questo qui com'è? Tutto ricavato, sì, ma grosso, non vedrete più. Ghiaccio o bianco? Bianco. Volevo fare un ghiaccio. Qualcosa di blu, no? No, c'è Io se posso riportare la mia testimonianza, io abito lì ai lati Arabi e ho visto la collezione di questa fatta durante il bello della Cara Ginger. L'abito del terzo modo è stato un masterpiece e ha avuto un grande successo nelle Emirati Arabi. È stato molto apprezzato, ho pubblicato il video, le foto, sono una blog italiana su Dubai. La collezione è stata voluta per questo viaggio, per questi due viaggi che però ha voluto 12 disegni speciali, non che ho fatto se sarò evidentemente. Allora, tu ho mandato per approvazione perché c'è un link con loro che così è solo entusiasmo, sì, questo. Complimenti. La cosa è veramente un momento. Vediamo la vostra impressione. Ma è talmente tanto allora c'è un ritorno comunque alla sposa, che prima ancora l'avevano eliminata, no? Adesso la sposa si è lasciata perché io faccio diverse spose. Allora adesso mi sono ma fare presto gli stilisti che dicono che dal 2030 si sposerà più nessuna in chiesa. Ma io fatto vedere un certo l'ho detto in un'intervista a Chicago proprio, che piaceva tanto tutti i giornalisti sono usciti. Dico da un certo punto in poi credo che dovrò specializzarmi in ambito del divorzio. No. O di altro, no? Okay. Sì, vero. Renato, beh, diventerà una moda qui. O in blu balestra. Perché c'è un evento di altro modo, si spera. Ecco, l'esclusiva. È di immagine. Oh, la devi prendere, testa dalle idee. Non visto. Noi ce l'abbiamo in tutto, eccolo qua. Elettronico, siamo online, non stato registrato, Le parti della carta. Eccolo qui, ora lo andiamo a vedere. Questo. Ecco qua. Abbiamo l'invito. Questo? E dietro di me vedete l'anteprima di quello che succederà tra qualche minuto con, naturalmente, l'evento, una sfilata di questo stilista che lo vado a pronunciare Addie, non so come, Van den Krommerker o Krommerkerscher, non lo so, lo spiegheremo più tardi. È olandese, siamo nella residenza dell'ambasciatore dell'Olanda dei Paesi Bassi, ospite per questo evento durante la settimana, i pochi giorni dell'alta moda, il calendario. Sarà un nuovo entry per il futuro gennaio di Roma, nuova aria, come l'aria fresca, nuova stile del nord Europa. Che cosa succederà? Anche loro, i Paesi Bassi, faranno tipo un Brexit, un Paese Break, come così, Exit Europa? Andremo a vedere nel futuro prossimo, non sperando che non ci lasci, perché l'Unione fa la forza. Naturalmente tutti gli stilisti e tutti i nostri lettori dell'Olanda saranno ben volentieri vedere questa immagine nel paese italiano, nel Made in Italy, però nel medio europeo, con questo stilista olandese. Sempre da Patrizia Pierbattista, sempre da thewog.net, è sul territorio ufficiale dei Paesi Bassi dell'Olanda. Siamo, siete tra virgolette nella capitale di Amsterdam, ma non siete a Amsterdam, sembra un po' troppo caldo, vero? Siamo ai tropici? No, siamo a Roma, all'interno
del giardino, parco, come volete dirlo, della residenza dell'ambasciatore dell'Olanda. E vedete, sto facendo la passerella. Ecco la mia passerella, questa è la passerella con dietro le quinte. L'evento sta per iniziare la sfilata e siete in compagnia con Chris Umagas, sono l'addetto economico dell'ambasciata dei Paesi Bassi qui a Roma. Allora, da quanto sta a Roma? Perché fanno per gli anni. Sono a Roma dal 2002, quindi lavoro in ambasciata dal 2002, però vivo in Italia dal 1991. Ah. E quando mi sono trasferito dall'Olanda in Italia... E come la trova l'Italia finora? Benissimo, mi trovo molto anche bene. Con temperatura? Sì, sì, oggi diciamo in questi giorni... Saranno 40 caldo, gradi al sole forse? Però comunque è meglio così che non un clima variabile. Vabbè, però, come in Olanda. L'Olanda non è ideale come clima adesso? L'Olanda è molto variabile. Ah, pioggia? Atlantico, molta pioggia. L'umidità, fa la da padrona? Certo. Allora, quest'oggi siamo qui all'ospite della la residenza dell'ambasciatore. Poi lo incontreremo. Certo. Il nome dell'ambasciatore, così diamo un'anticipazione. Sì. Come si chiama? L'ambasciatore si chiama Hugh Weinand. Ok, è giovane? È giovane, sì. Sì, diciamo è una nuova entrata in questo senso. Un anno. Qui in ambasciata da settembre dell'anno scorso. Allora è più o meno di un anno. Sì, esatto. Sì. Diciamo la tendenza di questo evento com'è? Per entrare nel Made in Italy o allora, com'è? Perché la scelta? Diciamo, Harry von Kromenacker è uno degli stilisti olandesi più famosi in questo momento. Nel paese? No, ma anche internazionalmente. Ah, okay. Lui ha fatto diciamo molta carriera a livello internazionale dal 2007, quando ha partecipato anche alla settimana di Haute Couture di Alta Roma. Proprio lui ha iniziato qui a Roma la sua carriera internazionale. Quindi ed, da è ritornato ed è ritornato come figlio oggi, prodigo quasi. Esatto. E la sua meta qual è? Andare a Parigi o rimanere qui a Roma, in Italia? Come lui una fa, meta? Diciamo, no, la sua meta come l'Oscar. La cinema com'è? L'Oscar si fa l'Oscar, no? Per avere un cinema. Sì. Ecco, il suo Oscar quale sarebbe? Andare a Parigi? Essere invitato a Parigi? Ma questo non lo so. Ah. Bisogna chiederlo a lui. Allora, vabbè, però la parte economica dell'ambasciata potrebbe dargli una mano in questo. Certo. Andare a Parigi. Certo. Per quanto riguarda la cosa, com'è diciamo lo stile dell'Olanda? Come si vestono gli olandesi da dietro, diciamo no? Da stilista, che... da quello che sì, vede. Sì. Diciamo che gli olandesi non sono così vestiti alla moda. Non però tengono, non lo stile, il vestire sta cambiando. Gli olandesi la tendenza è verso stanno anche vestendo meglio. Ci sono anche dei negozi con abbigliamento boutique un po' più diverso più, da... di alto livello, quindi lo stile olandese si sta un po' cambiando. Perché? Devo dire, perché ovviamente la tendenza essendo forse anche nel Parlamento europeo più internazionale, poi in Olanda anche le marche italiane stanno entrando sempre di più. Non hanno problemi di Nexit, come si dice in Inghilterra, Brexit. No. Non avreste, come abbiamo sentito dall'ufficio stampa, non è non voleste uscire, preferite rimanere. Parliamo anche di politica, sia economica che... Ma non c'è nessuna neanche del futuro? No. Cosa ne pensa ufficialmente? Sia no, lei come... Non preferisco non parlare, perché non sono temi di mia competenza. Ah, vabbè, pensavo economico in questo senso. Sì, però non di Brexit, di Nexit, eccetera. No, perché si occupa anche della parte economia. Sì, ma non più politico. Ah, ok, allora diciamo qual è diciamo, il futuro? Il prossimo gennaio ci sarà sempre lui, dallo stilista per Roma? Allora, adesso c'è la sfilata sì. Di Alta Roma, qui Alta Roma, con la sua collezione Boss 2016-2007, quindi ispirato su... il pittore Geronimo Boss con olandese naturalmente sì certamente con una collezione che lui ha basato su i quadri un quadro particolare un quadro. Che è il giardino delle delizie ecco il giardino questo... dell'evento giardino delle delizie in quel senso sì.
non sono l'edilizia, le modelle? Certo. Le modelle sono? Anche, però anche ovviamente gli abiti. Ah beh, addossate da belle edilizie di modelle. Allora, tra qualche secondo andremo a vedere. Vedremo poi l'ambasciatore, neanche chi sarà ospite, chi saranno gli ospiti? Gli ospiti sono, giornalisti. Vari. Ah, non VIP. Sono giornalisti della moda e anche di stampa generale, sono delle artisti, contatti del network di Arizona Kromanacher, di Alta Roma ovviamente, e anche contatti... A proposito, la sinistra fa anche il pre-rapporté? Sì. Ah, è questo. Si può vedere un piccolo accenno... L'anteprima. Esatto. Ok, allora tra qualche secondo andremo a vedere l'alta moda e adesso vedo un po' in moda di pret-à-porter quasi per tutto, per tutti, non è per tutto, giusto? I prezzi come sono? Sì, non lo so, è un prezzo. Allora incontreremo dopo. Certo. Allora, tra qualche secondo vedrete un po' di carrellata di immagine e adesso vediamo un po' la sfilata. Dovevamo fare la... Sì, sì, sì. Thank you. Thank you very much. Perfect place for the presentation of the Bottega by Art Deco Couture collection. And now I would like to give the floor to you, the Dutch ambassador, Joep Wijnands. May I have a big applause? Thank you very much. Thank you very much, Caroline. It may be routine for you, but I'm not often given the floor on a catwalk. So now that I have it in front of me, I actually intend to use it. Please forgive me. Amici della Alta Moda, amici di Alta Roma, buonasera e benvenuto a tutti. Benvenuti in questo giardino che per stasera vorrei chiamare il giardino delle delizie. Il giardino delle delizie, che infatti è una pittura molto famosa dal nostro grande pittore Hieronymus Bosch, ed è proprio questa pittura che ha ispirato Adi van Kromanacker a creare la collezione che presenterà qui stasera per noi. E l'ha creata questa collezione all'occasione del 500° anniversario della nascita di questo pittore. Questo pittore che viene dalla città olandese Den Bosch, ed è proprio la stessa città da dove viene Adi van Kromanacker. Ladies and gentlemen, if you ask Adi, what are the highlights of your career so far? He will mention two for sure. He will mention the fact that he was asked to create the wedding dress of one of our princesses, Princess Carolina de Bourbon de Parme. She is the sister of my dear colleague, the ambassador, our ambassador at the Holy See, Prince Jaime de Bourbon de Parme, who is here with his wife, Victoria. And the other highlight he will absolutely not forget to mention is his show, his sfilata in Rome in 2007, where he won his first big international prize, and which basically meant his breakthrough, his international breakthrough. Obviously, that means he has a special bond with Rome and a special tie with Italy, and that is why we are so glad to welcome him here today in this garden. Infatti, dal 2007, questo legame fra Adi e l'Italia è cresciuto ogni giorno. Oggigiorno, infatti già da tanto tempo, lui lavora ogni metà di ogni settimana in Italia. Ti sto chiamando su lui Skype, utilizza rispondi. Sempre e solo inizia. Prodotti italiani. Sì, e sì, dai sì, quattro sì. Grandi premi internazionali che ha vinto, tre li ha vinto in Italia. Dunque è ovvio che per lui l'Italia e Roma
hanno un posto speciale nel suo cuore. Sto sudando qua. Okay, I suggest the show should begin. After all, you are not here for me walking along this cabot, although I must admit I'm actually enjoying it. But we're going to start with the show again of this top designer. He is world famous, and I am not exaggerating. We are incredibly proud of having Levine Pomenacker here today. He is, I think, also the living proof of the fact that the Dutch fashion design sector is booming. And so again, we are incredibly proud to have him here. I hope this event will certainly strengthen even more the ties between Adi and Italy and Rome. But I also hope it will strengthen ties between the Dutch and the Italian design sector. Allora, con questo vi ringrazio ancora una volta di essere qui stasera con noi. Sono molto onorato con tanta gente qui nel nostro giardino. Ringrazio anche la stampa che è venuta in grandi nombri e vi auguro tutti quanti una bellissima e spettacolare sfilata. Boss by Adi van den Pomenacker. Grazie. Però vorrei essere brava. Che è brava? La nostra amata 79 sta facendo il palo. Non so dove sta. 79. Solo per fare. Manca una eccolo. Fase. Ah. Io la faccio vedere. In diretta. In diretta. Che io quella? E tu? Vai. Thank you.
ce l'hai. Thank you for being here, and it's so wonderful to be here in the garden. And I'm really emotional to be back here in Rome, and especially at this place. Thank you very much. Grazie a tutti. Wow, isn't it amazing? The wilderness boss, the forest, the green one, and of course we have also the white one, it's called the egg, and we have the blue one, the heaven, and then you can buy them also in our page show together with the lovely beautiful earrings and necklace, the jewelry brand Rocks on a Rope. You have seen them during the show, the models were wearing them. Also the beautiful shoes of Durea shoes, they are in the show, they are also to buy in the Pace show, and we would like to invite you to come there and to have a cocktail drink with us, if you like, of course. And we have our team ready for you to advise you, and Allora, possiamo qui, no?